Conferenza stampa vuole presentare la proposta di legge 1064, che è una proposta di legge che recupera diciamo una vecchia idea di Margara e tenta di proporre una riforma possibile delle carceri italiane. Noi siamo di fronte a una situazione che è ormai strutturalmente di inattuazione, di impossibilità di attuare la nostra Costituzione da un punto di vista della finalità della pena. Cosa intendo? Le condizioni delle carceri italiane, nonostante gli sforzi degli operatori, nonostante gli sforzi del terzo settore, della rete dei garanti, nonostante gli sforzi di molti, sono condizioni tali da non consentire la risocializzazione delle persone che sono detenute e private della libertà, cioè di non consentire quella che è la finalità costituzionale. Perché? Perché evidentemente in quelle condizioni di sovraffollamento che noi conosciamo, condizioni di afflizione, di disperazione per molti detenuti, di difficoltà anche a fornire spesso servizi come i servizi sanitari basilari, di mancanza di educatori, di mancanza di rapporti con il mondo della formazione professionale, con il mondo del lavoro, con il mondo dell'istruzione, è davvero difficile se non impossibile assolvere a questa funzione. E allora l'idea molto semplice, ma a nostro avviso, come dire, urgente e necessaria, è quella di realizzare delle case di reinserimento sociale, cioè dei luoghi nei quali possano essere ospitati a piccoli gruppi con numeri contenuti persone che hanno una pena da scontare inferiore a un anno, quindi una pena comminata inferiore a un anno o una pena residua inferiore a un anno. Si tratterebbe, guardando i numeri attuali dei detenuti nel nostro paese, di migliaia di persone, di più di 7.000 persone. Quindi solo la realizzazione di questi luoghi risponderebbe non solo all'esigenza di recuperare quella vocazione di attuazione della Costituzione che oggi, come dicevo, è difficile perseguire, ma anche di compiere un primo svuotamento del sistema penitenziario. Ovviamente questo tipo di impostazione, questo tipo di strutture hanno uno stretto e devono avere uno stretto legame con il territorio e quindi devono essere realizzate d'intesa con gli enti locali, con gli enti territoriali, a partire ovviamente dai comuni, un po' con il coinvolgimento che avevano da questo punto di vista degli enti locali le vecchie case mandamentali e avere, grazie proprio a questo rapporto con il territorio, un rapporto anche con il tessuto produttivo, con il mondo del terzo settore e quindi con il mondo del lavoro. La cosa, prima di passare la parola agli altri e poi dirò altre cose in conclusione, la cosa che mi preme sottolineare, alcune cose che mi preme sottolineare da un punto di vista intanto politico, questa proposta di legge è stata sottoscritta insieme a me e al collega Della Vedova dai colleghi Enrico Costa, Deborah Serracchiani, Davis Dori, quindi da gruppi diversi, trasversali, gruppi di opposizione al momento, ma noi intendiamo offrire questa proposta al governo, che ci sembra non abbia finora le idee particolarmente chiare su come affrontare il problema penitenziario nel nostro Paese. Abbiamo ascoltato diverse volte dal ministro Nordio dei propositi su un piano più che altro edilizio, mi viene da dire, cioè realizzare nuove carceri, però abbiamo anche colto uno spunto non chiarissimo, devo dire, quando il ministro Nordio a un certo punto ha detto vanno realizzati dei luoghi che abbiano una vocazione diversa da quella degli attuali carceri. Non abbiamo poi avuto altre indicazioni successive a questa cosa, però questa vocazione diversa, a nostro avviso, dovrebbe essere quella che noi indichiamo in questa proposta di legge, individuando le case di reinserimento sociale. Dicevo, firme trasversali tra i vari gruppi di opposizione, oltre a chi è presente a questo tavolo,
Citavo anche l'onorevole Della Vedova, l'onorevole Zanella, l'onorevole Gianassi, anche qui di diversi gruppi e di diverse formazioni politiche, e mi piace ricordare anche il consenso, anzi più che il consenso, l'indicazione che è arrivata su questa proposta dal Garante nazionale per le persone private della libertà uscente, non so se formalmente è uscito, se già c'è stato, è in carica, quindi è uscente nel senso che c'è stata l'indicazione del nuovo collegio, Mauro Palma nella relazione, l'ultima relazione trasmessa al Parlamento, quella del 2023, ha indicato l'opportunità di istituire strutture di responsabilità territoriale diverse dal carcere, adibite ad accogliere persone che abbiano commesso reati di minore rilevanza, nello spirito della proposta avanzata dall'allora direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Alessandro Margara, nonché che è anche lo spirito che noi, a cui ci siamo in qualche modo ispirati e ricollegati con questa proposta di legge. Allora io darei la parola intanto a Franco Corleone, che già sottosegretario alla giustizia, attualmente garante dei detenuti nel comune di Udine, che ha lavorato a questa proposta insieme a noi. La proposta nasce da un'elaborazione della società della ragione, la cui presidente Grazia Zuffa non è riuscita ad essere con noi per un inconveniente dell'ultimo momento. A te Franco Corleone, poi Stefano Anastasia, portavoce della rete dei garanti territoriali in Italia, e poi gli altri firmatari. Franco Corleone. Grazie, mi pare una giornata significativa, come si usa dire, e di speranza che questo testo sia preso in considerazione, perché non vuole essere un testo bandiera. È stato ricordato che io ora sono garante dei diritti delle persone private della libertà a Udine, quindi con Serracchiani abbiamo un passato di vicinanza culturale, politica e territoriale. Voglio ricordare che a Udine è in atto, nel carcere di Udine, una grande ristrutturazione, non solo per cambiare i muri, ma attraverso quelli creare una possibilità di realizzazione del principio dell'articolo 27 della Costituzione. Questa proposta, è stato ricordato, è stata elaborata, pensata dall'Associazione Società della Ragione, ma è stata ripresa da una proposta che veniva da Sandro Margara, trasfusa in una proposta di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario. Parliamo, e fu depositata nella 14ª legislatura, quindi andiamo molto indietro nel tempo, e i firmatari erano Marco Boato, Anna Finocchiaro, Giuseppe Fanfani, Giuliano Pisapia e molti altri. E purtroppo non rimase nel cassetto, e noi poi si è continuato tentativi di riforme, ma siamo arrivati ad oggi, in cui la crisi del carcere rischia di essere fuori controllo. Il numero dei suicidi l'anno scorso è stato altissimo, ma anche quest'anno non siamo messi bene, mi pare. E soprattutto non c'è la tensione verso una alternativa possibile. Riccardo Maggi ha ricordato che c'è un precedente rispetto allo spirito di questa proposta. Cioè, questa proposta è molto alternativa al carcere, cioè perché dice che le persone con un fine pena sotto
i 12 mesi potrebbero usufruire di queste strutture piccole, 5-10 posti, nei comuni italiani. Il direttore dovrebbe essere il sindaco e con la rete sociale per giocare la sfida del reinserimento sociale. C'è un precedente che è stato ricordato e forse va approfondito anche, ed è quello delle case mandamentali, che furono istituite, se non sbaglio, nel 1941, e sono state chiuse definitivamente nel 2008. Ed erano destinate alle persone condannate con pene brevi del pretore. Non c'erano agenti di custodia, allora non c'era, oggi diremmo la polizia penitenziaria, c'erano dei bidelli del comune che governavano queste piccole strutture, ma guardate che erano centinaia, erano più di 500 le case mandamentali, con questa gestione familiare, possiamo dire, no? Allora, se venisse approvata questa proposta, daremmo anche una ipotesi di gestione sociale. Il ministro Nordio, in un'intervista, dichiarò che questa proposta gli pareva non negativa, diciamo, e soprattutto dicendo che non vedeva il pericolo, per esempio, di evasione, anche perché da una struttura del genere non avrebbe senso, anche Nordio lo riconosceva, perché a pochi mesi dal fine pena in una struttura sociale aperta non ci sarebbero stati rischi. E quindi questo esempio delle mandamentali non va trascurato, cioè abbiamo già sperimentato qualcosa del genere sul territorio, e forse va riproposto, soprattutto per rispondere a questo. È stato ricordato quello che ha scritto Mauro Palma nella sua relazione, ma insomma è impressionante un altro dato sempre offerto da Mauro Palma, che ci sono state in questo l'anno scorso 1.471 persone condannate e con pena eseguita a meno di un anno. Noi diciamo che questo deve valere anche per chi ha un residuo pena. Ovviamente nel testo poi sono ovviamente previste possibili esclusioni per ragioni evidenti e immaginabili, e però il programma di reintegrazione sociale può essere veramente una chiave importante, quindi per affrontare in qualche modo il sovraffollamento. Stanno aumentando i detenuti mese dopo mese, e d'altronde io non è questa forse la sede per fare polemiche, però noi abbiamo, anzi voi avete qui alla Camera il voto domani sul decreto Caivano, che non si sa perché ha un articolo di aggravamento delle pene per i fatti di lieve entità della DPR 309/90 della legge sulle droghe, che non c'entra nulla con quel decreto, ma ha questo risultato paradossale che la lieve entità, credo di averlo sentito nel dibattito parlamentare, nella lieve entità per quanto riguarda le cosiddette droghe leggere della tabella 4, quasi equipara la pena per la lieve entità alla pena base,
poca differenza e quindi un contro tutti i principi di proporzionalità, ragionevolezza, contro lo studio della Corte di Cassazione sulla lieve entità che ha presentato un anno fa un poderoso studio sulla giurisprudenza e sulle necessità eventualmente di intervento che non sono quelle di aggravamento delle pene, ma semmai di differenza fra le sostanze, eccetera. Ecco, io quindi il rischio è che noi continueremo a aumentare la presenza della detenzione sociale nelle carceri. Questo è un punto della crisi profonda del carcere, richiederebbe altre politiche, ma mi pare che questa proposta che è in Parlamento, presentata qui alla Camera dei Deputati, dà un contributo notevole per una discussione che non sia legata a visioni contrarie all'articolo 27, ma invece voglia praticarlo, renderlo concreto e vero e non solo un articolo fondamentale della Carta Costituzionale. Grazie a Franco Corleone. E ovviamente non sbaglia nel momento in cui ricorda quello che sta avvenendo da un punto di vista della, come dire, ossessione che questo governo ha nel introdurre continuamente nuove fattispecie penali, tra l'altro per decreto e o aumentando le pene di quelle già esistenti, perché di tutta evidenza le leve su cui intervenire sarebbero due: una, quella della legislazione, quella della politica criminale che si fa in un paese, e quindi andare a intervenire sulle norme che sono più criminogene o che producono maggiore sovraffollamento penitenziario, guardando qual è l'effetto di quelle norme, e lui ha citato il testo unico sugli stupefacenti, e l'altra leva su cui intervenire è quella dell'esecuzione penale e quella delle carceri. Io do la parola a Stefano Anastasia, che è portavoce della rete dei garanti territoriali italiani, nonché garante per i detenuti nel Lazio. Bene, grazie, grazie a Riccardo Maggi per avermi invitato a questa conferenza stampa, grazie a tutti i parlamentari presenti per aver sottoscritto questa proposta, che credo sia una proposta molto importante perché dà una risposta concreta al problema del sovraffollamento. Quest'anno noi abbiamo avuto un incremento della popolazione detenuta di 3.519 persone dall'inizio dell'anno fino all'ultimo rilevamento di fine ottobre, e abbiamo ormai un sovraffollamento del 125%, se teniamo conto di quelle che sono effettivamente i posti disponibili nelle carceri, non quelli, diciamo, astrattamente censiti, perché poi sappiamo che nelle carceri molte sezioni sono in fase di ristrutturazione, e quindi questo pone un problema ancora più grave di sovraffollamento, più grave di quanto non appaia. Questa proposta è una proposta che va non solo, diciamo, sì, nel senso di quanto indicato molti anni fa dal compianto Alessandro Margara, ma anche da quello che abbiamo appreso durante le fasi più drammatiche della emergenza Covid, quando avevamo un problema urgente di svuotare le nostre carceri, e molte persone non riuscivano a uscire dal carcere perché non avevano possibilità di ospitalità all'esterno del carcere, perché il carcere è diventato nel nostro paese un ospizio per i poveri e ci sono persone che non hanno soluzioni abitative esterne. E già allora si scelse di tentare la strada del sostegno a soluzioni abitative anche attraverso i contributi che la Cassa delle Ammende poté dare alle regioni perché le regioni potessero allestire delle soluzioni, diciamo, di emergenza. Ma queste esigenze sono esigenze strutturali che si aggravano man mano che il sovraffollamento cresce.
E allora credo che da questo punto di vista questa proposta sia una proposta molto importante e che ha, diciamo, sì, una sua urgenza, vorrei dire. Allora, rispetto all'urgenza ovviamente ci sono i tempi, diciamo sì, dell'auspicabile esame parlamentare, speriamo non di uno stravolgimento, diciamo sì, di questa proposta nell'esame parlamentare, certamente. Però io credo che di questa proposta si possano fare, diciamo sì, interpreti anche gli enti territoriali, anche da subito, anche cercando forme di sperimentazione, di soluzioni diciamo, abitative, soluzioni altre, soluzioni appunto per il reinserimento delle persone detenute. E allora vorrei dire a questo proposito, e poi diciamo passo senz'altro la parola alle parlamentari e parlamentari che sono intervenuti, vorrei dire che proprio ieri il Comitato Interministeriale per l'Edilizia Penitenziaria, presieduto dal Ministro Salvini, ha stanziato 166 milioni di euro per la realizzazione di 3 istituti penitenziari, la realizzazione di un padiglione aggiuntivo in un istituto penitenziario a Brescia e per la manutenzione di alcuni altri istituti penitenziari. All'ingrosso direi che 100 milioni di euro sono destinati alla realizzazione di nuovi posti detentivi. Realisticamente 1.000-1.500 posti detentivi fra 10 anni, realisticamente. 100 milioni investiti per 1.000 posti detentivi fra 10 anni. Se questi 100 milioni nella discussione della legge di bilancio che è in corso ora fossero destinati a un fondo per l'esecuzione penale esterna da ripartire per le regioni, noi potremmo accogliere nelle regioni, grazie all'impegno delle regioni e dei comuni, almeno 10.000 persone che oggi sono in carcere. Questa è la differenza tra, diciamo, una soluzione pragmatica, praticabile ed efficace contro il sovraffollamento che prefigura la realizzazione delle case per il reinserimento sociale che qui viene proposto e invece la continua ripetizione dell'identico che è quello che ci è stato proposto ieri dal Comitato Interministeriale per l'Edilizia Penitenziaria. Grazie. Grazie Stefano Anastasia. Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del Partito Democratico e firmataria di questa proposta di legge. Sì, grazie. Voglio ringraziare Riccardo Maggi perché ha davvero invitato noi tutti ad una riflessione complessiva presentando questa proposta di legge che ci permette di entrare su un tema, quello del carcere, che sembra purtroppo essere non un tema contingente. Noi tutti visitiamo costantemente carceri anche per i ruoli che abbiamo e l'impressione è che spesso ci si trovi di fronte a una sorta, utilizzo un termine molto forte, di discarica sociale, no? Dove si chiude una porta e ci si dimentica di quello che accade dentro. Questa è una proposta molto concreta, molto utile, che io penso debba essere proposta di cui si fa carico anche il governo e anche la maggioranza di questo Parlamento, anche perché le iniziative, diciamo, legislative che si stanno portando avanti non possono non prendere in considerazione poi la fase quella della detenzione. Noi crediamo profondamente nel fine rieducativo della pena di quell'articolo 27 della Costituzione. Ci crediamo a tal punto che mettiamo a disposizione questo strumento. Lo facciamo con una trasversalità, ognuno di noi ha spesso anche sull'esecuzione della pena idee diverse, ma su questa riteniamo invece di dover convergere proprio per un interesse, mi verrebbe da dire un interesse nazionale, che non è un interesse né di partito né di parte. È un interesse nazionale di cui tutti dovremmo farci carico ed è il motivo per cui, come ricordava appunto Riccardo Maggi prima, va offerto a chiunque si senta nelle condizioni di poterlo sottoscrivere, noi speriamo che siano tanti. Anche perché non è soltanto un tema, come veniva ricordato, di migliorare i contenitori, ma qui dobbiamo affrontare il tema dei contenuti. Il tema dell'esecuzione della pena e delle misure alternative all'esecuzione della pena, che peraltro sono state un oggetto importante delle riforme
della scorsa legislatura su cui molto si è puntato, oggi sembrano un po' messe da parte e riteniamo invece che proprio dall'opposizione e il nostro capogruppo che ci ha raggiunto, Federico Gianassi, spesso ricorda nei tanti emendamenti che facciamo il tema delle carceri e nei confronti che abbiamo sui territori il tema della reintegrazione sociale e della rieducazione è il tema che ci viene posto anche dagli enti locali e che poi ci viene posto in sostanza da tutti coloro che hanno a che fare in qualche modo con il carcere. Quindi questo è uno strumento prezioso, speriamo che questo strumento possa essere patrimonio comune della maggioranza e dell'opposizione e del governo, perché si trovino appunto soluzioni alla portata in un contesto nel quale, anche utilizzando i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, magari possiamo fare qualcosa di utile. Grazie a Deborah Serracchiani e sono d'accordo con lei, credo che dovremo tutti insieme, firmatari di questa proposta, trovare il modo di sottoporla, diciamo, direttamente al Ministro Nordio, all'attenzione del Governo, in modo da aprire un dialogo su una questione che sta a cuore a tutti, che dovrebbe stare a cuore a tutti in una democrazia e avere in qualche modo una risposta che vada al di là delle soluzioni, a nostro avviso non soluzioni, che finora sono state indicate dal governo e cioè di natura prettamente edilizia. Enrico Costa, responsabile giustizia di Azione, membro della Commissione Giustizia, firmatario della proposta. No, io ringrazio Riccardo moltissimo per aver aperto sull'attualità ad un tema che è stato per questo scorcio di legislatura piuttosto trascurato. Lo dico perché effettivamente ci siamo dilettati a discutere di grandi riforme, dalla separazione delle carriere piuttosto che la prescrizione, piuttosto che cose anche adesso toccano indirettamente il carcere, come la custodia cautelare. Abbiamo al Senato un provvedimento che ha delle parti relative, però toccano la parte del processo. La parte dell'esecuzione è un qualcosa che è stato in questa fase usato strumentalmente da parte della maggioranza, ma molto dimenticato. Io l'ho detto a Riccardo quando ho accolto favorevolmente il suo invito a sottoscrivere questa proposta, aggiungerei ancora un tema, perché è oggetto di un ordine del giorno che ho fatto nella scorsa legislatura e devo dire c'era la sottosegretaria 5 Stelle che doveva dare il parere e ha dato un parere favorevole ma a denti stretti. Io penso che noi dobbiamo pensare anche al tema di coloro che sono presunti innocenti ma stanno in carcere, perché oggi abbiamo un 30% di detenuti che non hanno una condanna definitiva. Allora, noi in molte situazioni astrattamente non dovrebbero avere lo stesso trattamento dei detenuti definitivi, ma alla fine per necessità in molti casi il trattamento è lo stesso. Noi dovremmo identificare anche delle strutture diverse. Il tema è diverso perché qua quello che, di cui stiamo parlando, si parla di detenuti comunque definitivi e quindi ovviamente anche si può programmare un percorso lavorativo su chi è in custodia cautelare, evidentemente ha delle caratteristiche diverse, non si può avere una programmazione, ma è necessario avere comunque un rispetto del dettato costituzionale nel trattamento, che manca del tutto. E poi il passaggio secondo me molto importante è che di questa proposta è che fa uscire una buona parte persone che comunque si avvicineranno alla vita quotidiana comune, le fa uscire da un pretesto, e il pretesto è quello che non si può organizzare l'attività e programmare l'attività lavorativa in carcere perché le strutture sono vetuste, quindi non sono in grado di accogliere, perché l'imprenditore che vuole avviare un'attività in carcere non può essere perquisito all'entrata, all'uscita, di nuovo all'entrata, di nuovo all'uscita. Allora, noi abbiamo una situazione diversa.
dove comunque c'è un affievolimento, possiamo dire, delle esigenze di restringere una persona e quindi avere un graduale avvicinamento, perché un conto è avere delle strutture di questo genere, un conto è comunque farle rientrare in carcere, tutta una serie di dinamiche che sono diverse. Ecco, questo secondo me è un particolare che è da tenere in considerazione, e non ingannino quelli, non ci facciamo ingannare da quelli che ci dicono ma noi abbiamo l'80% dei detenuti che lavorano. No, non è vero, che lavorano a dipendenza dell'amministrazione e lavorano magari un giorno all'anno e le buttano nella statistica a fare la quota dell'80%. Allora, quelli che lavorano alle dipendenze, che lavorano per avere una prospettiva, per imparare un'arte, sono pochissimi, sono veramente pochissimi. Quindi questo è sicuramente uno strumento, un percorso per aumentare quella platea che è in condizione poi, una volta uscita dal carcere, di rifarsi veramente una vita e diminuire molto il rischio di recidiva. Grazie Enrico, la parola a Davis Dori, un collega deputato membro della Commissione Giustizia. Ricordo che oltre a lui anche la capogruppo Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra ha sottoscritto la proposta. Saluto, già sono stati salutati ma in apertura e ringraziati l'onorevole Gianassi, capogruppo Partito Democratico in Commissione Giustizia, Benedetto Della Vedova, ovviamente l'invito poi a prendere la parola al termine. A te. Sì, buongiorno a tutte e tutti. Io ringrazio il collega Maggi per essersi fatto promotore di questa proposta di legge che, come è stato opportunamente detto, reca la firma di vari gruppi parlamentari. Speriamo di ampliarlo ulteriormente. Tra l'altro, la proposta di legge che era stata presentata nella 14ª legislatura, come è stato ricordato, recava la firma anche di Marco Boato, che è il mio presidente di Europa Verde. Allora, se lo Stato deve investire, e lo Stato deve investire e metterci fondi sull'esecuzione della pena, la soluzione non è certo quella di realizzare strutture sempre più grandi, ma al contrario strutture piccole. Prendo proprio dalla relazione introduttiva della proposta di legge, dove si dice testualmente: la soluzione non può essere quella di agire per aumentare i posti per detenuti, ma al contrario deve essere quella di istituire, regolamentare e realizzare nuovi luoghi. E l'aspetto davvero interessante e innovativo di questa proposta di legge è proprio di prevedere delle strutture piccole, dai 5 ai 15, alle 15 detenuti. Quindi qui la questione non è soltanto di metterci fondi, ma anche saperli mettere opportunamente nelle strutture e nella direzione giusta. È stato detto prima, se gli stessi soldi vengono utilizzati per rinnovare, ristrutturare o realizzare nuovi padiglioni di strutture già esistenti, si riescono magari ad aumentare 1000 posti, mentre noi con gli stessi fondi investiti qui in queste strutture riusciremo a dar posto a 10.000 detenuti. Oltretutto, come è stato precisato nella proposta di legge, sono soggetti a ridotta pericolosità sociale. Quindi è questione proprio di capire dove si vuole investire, da che parte si vuole andare. Abbiamo il problema del sovraffollamento, ma connesso è il tema, chiaramente, quello dei suicidi. Se noi avessimo delle strutture piccole, i soggetti sono più facilmente controllabili, accompagnati in tutte le varie fasi, anche quello della rieducazione verso un'attività lavorativa. Quindi vediamo come sostanzialmente tutto è assolutamente connesso, e quindi grossi problemi, secondo me, del sovraffollamento e dei suicidi attraverso questa proposta di legge, che speriamo poi di riuscire effettivamente a calendarizzarla e portarla a meta. Da parte nostra, insomma, ci sarà tutto l'impegno. Grazie. Grazie a Davis Dori. E ricordo anche che la proposta, non avevo dimenticato prima di citarlo perché non è nel frontespizio ma andrà aggiunto, è stata sottoscritta anche da Roberto Giachetti. Federico Gianassi. Sì, come vuoi. Grazie Ricca.
farlo un po' di spalle, vabbè. Grazie Riccardo e grazie a tutti voi. Ho sottoscritto molto volentieri insieme alla nostra responsabile giustizia Deborah Serracchiani questa proposta. Io credo che ci siano esigenze evidentemente di umanità che riguardano le condizioni nelle quali si trovano molte persone in carcere, penso a persone tossicodipendenti che non dovrebbero stare lì ma dovrebbero stare altrove, penso a persone in stato di marginalità, penso a persone con problemi psichiatrici, persone per le quali il carcere è il luogo meno adatto tra i possibili immaginabili. E in più c'è un tema di sicurezza pubblica, perché spesso c'è un dibattito sulla sicurezza pubblica che è del tutto teorico, antiscientifico anche questo, e assolutamente non pragmatico. Io per 15 anni ho fatto l'amministratore locale a Firenze, prima il presidente di un municipio, poi l'assessore anche alla sicurezza. Ho visitato il carcere terribile di Sollicciano a Firenze, e chiunque entra in carcere per fare una visita non può non porsi un tema, che quando vede quelle situazioni e quelle persone lì, cosa succederà da lì a 12 mesi o a 15 mesi quando saranno fuori? Sarà più sicura la nostra comunità oppure no? Certamente no. Se vogliamo essere non ideologici ma anche concreti, aggiungo questo tassello, no? Perché qualche volta quando si fanno interventi sul tema delle misure alternative c'è un pezzo della classe dirigente politica che pensa che ci disinteressiamo delle tematiche di sicurezza. È falsissimo, è falsissimo. Quindi io, permettetemi, se su un tema al quale sono sensibile, pongo l'accento affiancando quello che è stato detto. Organizzare delle strutture piccole, ma il dibattito poi affrontiamo su mille questioni, pensate all'immigrazione, al tema dei CPR, strutture piccole, gestibili, rispetto alle quali c'è presenza di operatori sociosanitari che lavorano costantemente, significa effettuare un'azione costituzionalmente obbligatoria verso quelle persone lì, ma anche di sicurezza collettiva per la nostra comunità, perché aiuta a reintegrare nel contesto sociale quelle persone. Mi piace molto di questa proposta che il governo deve fare il governo, cioè mettere le risorse, e i comuni fanno i comuni, cioè sono i soggetti che poi gestiscono la struttura e queste realtà, perché essendo l'organismo istituzionale più vicino al cittadino è maggiormente in grado di gestire individualmente il rapporto sulle persone per ottenere il risultato migliore possibile. Insomma, per tutte queste ragioni insomma, ho ritenuto di approvare questa iniziativa, anzi spero che possa essere sostenuta anche dalla dimensione territoriale. Io coinvolgerei anche i sindaci su questo, perché andiamo a toccare un tema che esiste e che è sentito nelle nostre comunità. Grazie Federico Gianassi. Benedetto Della Vedova. Grazie, ma è stato detto, insomma, a me sembra una cosa, una proposta misurata, seria e fattibile. Infatti io sono curioso di capire, lo chiedo a Costa, che è quello che più tra noi è quello più propenso a dare fiducia al Ministro della Giustizia garantista Nordio, cosa ne pensi il governo e cosa ne pensi e cosa ne pensi il Ministro? Ovviamente è una battuta, però insomma ragioniamoci, visto che qui c'è schierata una buona fetta dell'opposizione, magari si può anche fare una cosa molto controintuitiva di questi tempi, visto che noi vogliamo le cose piccole, il governo vuole le cose grosse, possibilmente in Albania oggi per i migranti, domani chissà, perché se si comincia a fare l'outsourcing di quello che andrebbe fatto in un grande paese, in Italia, non si sa come si finisce, però magari anche di farla, di portarla a compimento, portarla in aula e vedere anche il governo e tutte le personalità che si occupano dentro questo governo dei temi legati alla società, al sociale, come dicono loro, magari si riesce anche a coinvolgerli in una discussione fattiva, perché questa è una proposta che ha vantaggi da tanti punti di vista, credo alla fine anche dal punto di vista economico, potrebbe essere un modo per ovviare all'altrimenti necessaria costruzione di nuovi istituti di pena, nel senso che tu sgravi da un punto di vista delle presenze dentro il carcere coinvolgendo i comuni, quindi può essere una cosa molto, molto utile anche da questo punto di vista. Grazie soprattutto per aver ricordato negli ultimi due interventi dei colleghi
quanto sia di valore strategico il reinserimento sociale, cioè recuperare questa finalità costituzionale. Non è ovviamente solo una questione di diritto e di rispetto della Costituzione, è il fatto che le attuali carceri italiane, per le condizioni in cui stanno, sostanzialmente servono a acutizzare dei problemi di marginalità che già esistono, servono a creare conflittualità sociale, in molti casi servono a contribuiscono a rovinare la vita delle persone, rendendole, come dire, più propense a commettere di nuovo reati, a commettere di nuovo delitti. Franco Corleone. Costa ha detto, ha fatto questo riferimento alle persone non con condanna definitiva. Un numero ha detto alto, ma se ci limitassimo solo a quelli in attesa del primo giudizio, comunque sono tante. E in realtà stanno peggio di quelle persone stanno peggio di quelle con condanna definitiva, perché chi ha la condanna definitiva gode di spazi e di apertura maggiore. Con le ultime decisioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, chi entra in carcere sta in cella chiuso. Quindi è una situazione paradossale, da possibilità di essere una persona considerata dal giudizio innocente, non solo astrattamente, c'è una condizione carceraria, quindi anche questo è un tema rilevante. Però mi pare, volevo sottolineare la ragione per cui quell'esperienza delle case mandamentali fu chiusa, perché c'era una speranza nella riforma. Cioè, la ragione per cui fu chiusa quell'esperienza era dovuta al fatto di pensare che l'ordinamento, la riforma, portasse a un uso di misure alternative molto vasto. In realtà, per le limitazioni di fondi, di procedure, di logica premiale, di tutto un complesso di ragioni, le misure alternative sono poche rispetto alle possibilità teoriche. Questa, oltretutto poi la riforma anche insomma, ha eliminato la figura del pretore, insomma molte ragioni hanno portato a chiudere un'esperienza che è innovativa. Ora mi è arrivato un messaggio che in Portogallo è stata presentata una proposta simile a questa. E quindi adesso vedremo di trovare un collegamento per verificare. Forse non abbiamo detto una cosa, cioè il ruolo del volontariato. Io penso che se con la mancanza che c'è nelle carceri di educatori, di personale, no, di mediatori, eccetera, se noi non avessimo il volontariato, il carcere sarebbe esploso. Questa proposta dà un ruolo fortissimo al volontariato e ai comuni. Cioè, l'idea che sottende a questa proposta è che non tutto deve essere chiuso in un luogo solo. Se per esempio i comuni dessero spazi per la semilibertà fuori dal carcere, se ci fosse uno spazio per le persone, per esempio la detenzione femminile, giocarla sul territorio per i piccoli numeri che ha, per i detenuti qualificati come tossicodipendenti fuori dal carcere, no? Ecco, e smontassimo la grande, no? Il grande panottico e pensassimo invece a una diffusione sul territorio di molte forme diverse di detenzione,
faremmo una buona cosa, e questa proposta ha questo carattere di innovazione profonda. La proposta portoghese a cui faceva riferimento Franco Corleone addirittura riguarderebbe chi ha una pena inferiore ai 2 anni, non inferiore a 1 anno, come invece prevede la nostra proposta. Ora, io nel ringraziare tutti chiedo se ci sono domande. Prego. Non ho il testo della proposta di legge sotto mano, però voi parlavate, grazie, ma non l'ho letto, però per sapere, perché voi parlavate di strutture piccole per 10-15 persone che, diceva Dori, potrebbero arrivare ad ospitare 10.000 persone, e quindi mi chiedo se avete individuato dove potrebbero essere collocate queste strutture, quali potrebbero essere, se si tratta di strutture esistenti o da costruire ex novo. E poi l'ha detto prima l'onorevole Maggi, ma non so se ho appuntato bene, quanti sono i detenuti oggi in Italia che hanno una pena inferiore o residuo inferiore a 1 anno? Allora, sì, sono 7.200, ora possono essere variati un po' rispetto al momento di deposito della proposta di legge, questo però è un dato che si può... dicembre 2020. Ecco, 7.259, trovate tutti questi dati nella relazione illustrativa della proposta di legge. Per quanto riguarda le strutture, trattandosi di strutture appunto con numeri contenutissimi, non è che necessitino da un punto di vista edilizio, architettonico, di cose particolari, sono delle strutture che devono essere aperte, individuate d'intesa con i comuni, finanziate dallo Stato e non devono avere delle caratteristiche o delle esigenze particolari, quindi sono anche di facile, diciamo, individuazione e realizzazione. E questo, secondo noi, rende in particolare questa soluzione, questa proposta, una cosa pragmatica. Quello che noi su cui insistiamo molto è una riforma possibile del carcere, perché tutto il dibattito, tutta la discussione, che poi ovviamente vive delle fasi ad onde, no? Ovviamente si acutizza, si ripropone, grazie Enrico, nei momenti in cui ci sono i suicidi, il numero di suicidi in aumento, però poi spesso si fatica ad individuare o a avere delle proposte che siano delle proposte concrete, realizzabili, che attuino una modifica dell'esistente. Secondo noi questa proposta attuerebbe una modifica profonda dell'esistente, e su questo, ripeto, accogliendo anche un po' tutti gli stimoli che sono avvenuti da quelli che sono intervenuti, noi non solo chiederemo la calendarizzazione di questa proposta, ma cercheremo un confronto diretto con il Ministro. Gliela porteremo, ci organizzeremo, quelli che sono qua, i firmatari, per andare a chiedere, a sollecitare un'apertura di dialogo su questo dal ministro Nordio. Grazie. Se non ci sono altre domande, prego. Io ho una domanda da parte di una collega che ci sta seguendo, dell'Unità, di Valentina Stella dell'Unità. Allora, chiede un vostro commento su queste parole del sottosegretario Del Mastro, per cui il sovraffollamento carcerario si affronta con l'edilizia penitenziaria e non con i soliti provvedimenti svuotacarceri a cui ci hanno abituato i governi passati, che erodono la certezza della pena, aumentano l'insicurezza sociale e non affrontano strutturalmente il tema del sovraffollamento. E chiedo un commento. Io, a parte che questi provvedimenti svuotacarceri, che non l'ho mai visti, o se ci sono stati non sono stati particolarmente efficaci nello svuotare le carceri. Questo non è un'opinione, sono i numeri. Sono i numeri che parlano, quindi non sul fatto che sia efficace, che possa essere efficace la soluzione edilizia, semplicemente è una soluzione che non è efficace, perché sono anni che viene proposta, ha portato solo all'investimento di ingenti risorse, ma soprattutto non modifica la qualità e l'efficacia del trattamento che c'è nel nostro paese. Quello che noi intendiamo fare con questa proposta è mettere in campo delle azioni pubbliche volte all'effettivo reinserimento delle persone che hanno scontato una pena e che finiscono di scontare una pena, perché questo è quello che prevede la Costituzione, e non lo prevede per un capriccio, lo prevede perché c'è un'utilità sociale profonda nel reinserimento sociale, oltre che una esigenza di giustizia. Non
so se volevate su questo commento, perché comunque mi rendo conto che è solletica il commento alle parole del Mastro. Posso solo dire questo, no? Hanno tutti sempre idee straordinarie per risolvere tutti i problemi. Viene da dire, è un peccato che siano all'opposizione, perché se governassero risolverebbero tutti i problemi del Paese. Cioè, il sottosegretario governa da un anno insieme al Ministro, a questo governo. È migliorata la situazione? O stiamo scontando delle pericolose anche peggioramenti su una situazione già complessa? Quindi, cioè, io non so, sono veramente sorpreso di un governo che è campione di annunci, quando invece c'è bisogno di governare con concretezza la complessità. Questa è una proposta che non risolve tutti i problemi della giustizia e del carcere, ma prova a dare un contributo. Affrontiamolo nel merito e si spieghi perché eventualmente non va bene. Trovo che sia difficile individuare delle ragioni per sostenere che non va bene. Grazie. Prego. Ho letto che il SAPPE ad agosto, il sindacato dell'agente penitenziario, aveva proposto l'uso di 5 case mandamentali in Puglia che erano state costruite negli anni 80-90 e mai utilizzate, stanno là ferme. Potrebbe essere anche un'idea, cominciamo con quelle 5 che sono già esistenti, erano state individuate per quel progetto, stanno là chiuse, ferme, iniziamo da quelle. No, era solo un suggerimento per provare a vedere... Dico che sì, insomma, anche il SAP è arrivato, diciamo, ora non so con quale finalità pensavano di riutilizzare, non ricordo questa cosa, però il fatto che vi fosse per ridurre il sovraffollamento, certo, all'esperienza delle case mandamentali, però appunto nella nostra proposta non si tratta solo di uno spostamento fisico delle persone, ma di riuscire in una dimensione contenuta numericamente ad attivare tutte quelle attività che possono portare effettivamente all'uscita. Prego, certo. Solo per dire che naturalmente però il nostro lavoro è un lavoro prima ancora che di ricerca dei contenitori culturale, mi verrebbe da dire, perché tra voler costruire nuove carceri per metterci altri detenuti e voler dire cerchiamo di liberare le carceri già piene per far sì che quei detenuti possano essere reinseriti nella società, ci sono due modi un po' diversi di vedere la società, quindi il fatto di andarle di andare fisicamente a portare questa proposta al Ministro Nordio è anche una sfida al Ministro Nordio, che in tempi non tanto in là avevamo anche apprezzato per certe posizioni che aveva e che ci auguriamo non abbia anche su questo cambiato idea, insomma, speriamo di no, anche perché è una volta tanto in cui gli offriamo, diciamo così, la mano in modo da poterlo aiutare, auspichiamo che ci dica che ben volentieri accetta questo aiuto. Bene. Bene, grazie davvero a tutti, buon lavoro, buona giornata. Sì. Federico, vieni.